Il tirocinio prevede anche una valutazione degli aspetti comportamentali. Cosa significa essere valutati anche sotto questi aspetti? Un periodo di applicazione negli uffici consente all'organizzazione di verificare concretamente sul posto di lavoro quelle che sono le capacità di queste persone neoassunte. Cosa ti aspetti dalla fase del tirocinio? Di apprendere realmente quello che poi si andrà a fare. Un aspetto fondamentale del tirocinio è quello di riuscire anche a far coincidere quelli che sono i valori dell'organizzazione con quelli che sono i valori personali. C'è un altro aspetto che da questo punto di vista caratterizza quelle che sono le procedure dell'agenzia unica in Italia a prevedere un periodo di applicazione sul campo, ed è la presenza del tutor che trasmette tutto il suo sapere, il suo saper fare, ma anche il suo saper essere. E spero che il personale dell'Agenzia delle Entrate ci affianchi, illumini sul da farsi. E oggigiorno noi studiamo sui libri, ma non abbiamo la pratica. Richiedono la pratica, ma noi non sappiamo dove farla. Secondo me il tirocinio comunque è una cosa molto positiva. Vede l'applicazione dei candidati nelle diverse attività che ci sono nell'ufficio, sempre in maniera chiaramente crescente e propedeutica rispetto alle difficoltà. Credo che tutti quanti, quando entrano in un'organizzazione, si trovano disorientati, perché non sanno cosa gli aspetta, cosa dovranno fare, cosa l'organizzazione si aspetta da loro. Ho delle grosse aspettative a riguardo, quantomeno se arriverò a lavorare all'Agenzia delle Entrate, sicuramente formata. La sola formazione aumenta del 22% la produttività, invece un processo di coaching l'aumenta dell'80%.